Vi ricordate la GTA 26? Bene, adesso per questo attrezzo qui abbiamo anche la sua prolunga per il GTA 26. 1,5 metri di prolunga ed ha un alloggiamento per riporre la motosega ben fatto, curato nei particolari, come fa sempre Steel. Ha un impulso che è attraverso questa l'asta, che è meccanico, quindi è molto semplice, destinato a durare. Si mette dentro in questa maniera, ecco qui, e poi si va a chiudere così. Basta, il gioco è fatto, è già inserita. Una cosa da notare sull'impostazione che è stata fatta è che c'è il rampone per andare a togliere i rami una volta che li ho tagliati, se si fermano in mezzo all'altra ramaglia. Poi un altro aspetto è della curvatura, che questa fa in maniera che io ho un asse dritto con l'impugnatura e quindi evito il ribaltamento del ramo o il ribaltamento della macchina che mi pende indietro. Quindi quando io lo tengo così, questa linea qui è esattamente dritta alla motoseghina. Curata nei particolari, impugnatura molto morbida, 1,5 metri di altezza. E soliti comandi. Se io la prendo con la destra, do il consenso e la macchina va nella stessa maniera. Pesa 1,3 kg ed è ben bilanciata. A questo punto non resta altro che provarla. Tenete presente di questo strumento aggiuntivo per l'utilizzo del potatore GTA 26 e a questo punto hasta la vista.